Ed ecco il nuovo prodotto di Funnel, The Cow Barn, un set che mi ha davvero sorpreso. Iniziamo dall'unboxing, già dalla scatola possiamo notare l'ottima qualità del prodotto. Mi piace un sacco, è di cartone patinato, ricca di dettagli davanti, sui lati e dietro. Si sente che è resistente e si può anche richiudere. All'interno troviamo 25 sacchetti, numerati da 1 a 7, con un sacchetto F per i pezzi particolari e uno con le basi e l'insegna della fattoria. In più vi viene fornita una scatolina con all'interno i LED e il box batterie per illuminare il set al buio. Anche le istruzioni non ci deludono, troviamo sempre una carta spessa e immagini chiare che spiegano passo passo come costruire il set. Direi che partiamo molto bene. Il set comprende 1368 pezzi e due minifigures. Riprende la classica fattoria americana rossa e bianca con il tetto e lamiera nero. Iniziamo costruendo il prato come base e poi la stalla delle mucche a destra e le due stanze per conservare e vendere latte a sinistra. Continuiamo con il fienile al piano di sopra, dettagli esterni e un piccolo mulino a vento. Il risultato finale è davvero soddisfacente. La ricchezza dei dettagli e le varie tecniche di costruzione non mancano. I colori sono molto accesi e azzeccati. Niente è lasciato al caso e tutto è ben curato. Mi è piaciuto davvero costruire questa fattoria in stile americano con dei bei colori. Il mio preferito è l'argento cromato presente in tanti pezzi come il rubinetto, la pala e la cisterna del latte. Un colore che non si vede spesso. Parlando di dettagli, devo dire che hanno pensato a tutto. Non ci sono adesivi, infatti i pezzi sono tutti serigrafati. La struttura comprende il piano terra con la completo in tutto e ben curato nei dettagli. Vi consiglio di dare un occhio al sito di Funnel che trovate in bio. Io vi saluto e considerate di seguirmi se il video vi è piaciuto.